Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dal capellino e anche dal titolo, insomma, questo è il videoblog sui 2 giorni che ho passato a Milano in occasione dell'Expo e che a me è piaciuto tantissimo. E prima di farvi vedere appunto il vlog, perché ho pensato che un'iniziativa così bella e così rara valesse la pena fare un videoblog fatto come si deve, quindi ho fatto tantissime riprese, ho pensato di farvi vedere anche 2 o 3 cosine che ho preso a Milano, perché comunque è un haul piccolino e quindi ho deciso di integrarlo all'interno di questo video qui, e quindi partiamo subito. Sono stata a Milano principalmente nella zona del Duomo, perché sono stata pochi giorni, e voi, cioè ragazze, beate voi che abitate in zona, insomma, Milano, eccetera, avete dei negozi di catena veramente fantastici, cioè giganti. Io ne ho visti alcuni a Roma così, però da noi qui a Napoli e dintorni, cioè sì, ci sono quelli a Napoli che sono grandini, però non grandi come quelli che ho visto io a Milano, cioè sono veramente fantastici. Sono stata da Pull&Bear, ho comprato questa sciarpona gigante, motivo tartan. Sembro una specie di indiano con questo cappello e la sciarpa, ma vabbè, azteco, insomma, sto inventando una cultura tutta mia. E comunque ho preso questa sciarpa che ho pagato 20 euro ed è veramente morbidissima, tiene un caldo fantastico e c'era di tantissime fantasie. Ho preso questa col blu perché mi piaceva tanto e mi dava proprio l'idea di inverno, coperta, insomma, mi piaceva tantissimo. E quindi 20 euro, non so se già l'ho detto, comunque pagare 20 euro. Poi sono stata da H&M, quello al Duomo, sempre a Milano, e cioè, ragazzi, avete un H&M fantastico. Aveva tutte queste cose qui che sono della Deluxe Collection, e io ho preso questa camicetta qui. In realtà avrei comprato tutto il negozio, però non mi sembrava il caso. Ho preso solamente questa camicetta qui, che ho pagato 29,9 ed è una camicetta nera molto semplice, come potete vedere, solo che ha questi dettagli in lurex argentati, perché ho visto che andrà tantissimo il lurex quest'inverno, e quindi mi sono portata avanti, insomma, anche se ho già qualcosina, però questa qui mi piaceva veramente tantissimo, perché secondo me è molto molto fine, perché è un modello semplice, però ha quel tocco in più che è molto carino. Poi sono stata da Victoria's Secret, ovviamente, cioè chi è che non va a Milano e non va da Victoria's Secret. Io sono stata sia in quello in via Torino, appunto a Milano, però dato che poi ho preso delle cose di creme e lozioni, ho preferito fare i miei acquisti a Linate, dal momento che sono andata in aereo, perché altrimenti, insomma, non mi avrebbero fatto portare i liquidi. E ho preso queste 2 cosine che vi faccio vedere. Sono una combo di acqua profumata e lozione idratante alla Amber Romance, che non è molto famoso, non è come la Lovespell oppure quella di rosa, che non mi ricordo il nome, però io le ho notate quasi tutte e questa era quella che mi piaceva di più. Sa di ambra e crema inglese, ed effettivamente si sa molto molto di crema, un po' sul genere crema pasticcera. È molto molto buona. La crema già l'ho provata, infatti adesso me la sto spandendo, però l'acqua non l'ho ancora provata, ma comunque la profumazione è la stessa, e la crema è molto molto idratante, quindi sono contenta, anche perché, insomma, per quello che costa, meglio che faccia il suo lavoro, perché sono abbastanza care. Non mi ricordo insieme quanto le ho pagate, però mi ricordo che questa costava 17 euro, che è un furto, perché in America costa tipo la metà, però insomma, dato che noi non siamo in America, io quando sono andata in America ne ho comprata una, l'avevo pagata pochissimo, ci dobbiamo accontentare, tra virgolette, una volta tanto non succede niente. E comunque sono soddisfatta per il momento della crema. Proverò anche l'acqua profumata e vi farò sapere. Seguite su Instagram molte foto, molte cose che non metterò in questo vlog. Ci sono le foto dell'Expo su Instagram, quindi in questo momento vedrete, insomma,
il mio nome passare qui su Instagram, seguitemi, mi raccomando, perché posto molte più foto lì che ovviamente video su YouTube perché è più veloce. Io la smetto di parlare, altrimenti questo vlog viene lunghissimo, e vi lascio al videovlog. Vi mando un grossissimo bacione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every time,
Mm-hmm.